Buongiorno amici e amiche, buon mercoledì 10 marzo 2021. Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 17 e 19. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità, io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto». Chiunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. È bello potersi identificare con Israele, il destinatario della prima lettura. Mosè dice: «Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno». Quella parola è detta a noi oggi. Mosè sul monte ha ricevuto le norme da Dio, quelle parole per vivere nei sentieri del Signore e non perdersi. Dio non vuole che ci perdiamo, perché sa che da soli saremmo capaci di introdurci in vie pericolose che ci chiudono in atteggiamenti egoisti. E Gesù conferma quanto dice Mosè e ammonisce che nessuno lo trasgredisca. È un consiglio per il nostro vero bene. Ripenso a come un tempo veniva trasmessa la fede e a come oggi, in nome di una libertà esagerata, molte cose vengono trasgredite e la fede non è più ritenuta una cosa importante, un'educazione necessaria da impartire ai più piccoli. È il secolarismo, cioè il preferire gli atteggiamenti che apparentemente ci fanno sentire liberi di fare della nostra vita ciò che vogliamo, ma di fatto poi cerchiamo leggi che tutelino i nostri diritti, trasgrediti poi da altri. E pensare che quelle leggi il Signore le aveva già scritte nella Bibbia. Oggi il vero problema è che tutti vogliamo fare ciò che ci passa per la testa senza voler assumercene le conseguenze. E allora, vivere una vita senza regole può davvero dirsi libera? Buona giornata a tutti!